Buongiorno a tutti, benvenuti a casa Chi, mi avete riconosciuto, sono Rosalinda Cannavò, torno adesso da una mia missione internazionale, ma sono di nuovo da voi a casa Chi. Oggi iniziamo con un ospite internazionale, quindi vi presento la nostra traduttrice, Olga Fernando, famosa perché traduce Lei, non tutti i so, film di Olga Hollywood. Fernando, non cominciare, però adesso traduci tu dall'inglese, ok? Ladies and Ok. gentlemen, ladies and gentlemen. Signore, signore e signori. Bravo. From Indio, California, Da Indio, California. the best makeup artist in the world, the best influencer, La miglior the best makeup artist nel mondo e influencer. Actress, the one and only. Attrice di grandissime fiction con Gabriel Garco che tutto il mondo I ricorda. didn't say this, the one and only. The Con one and grande only. amore vi presentiamo. Ladies and gentlemen, all together, me and you together, come on. Oh, Rosalinda! Rosie, Rosie! Rosalinda, Perfetto. eccola. How are you? Fine, we're fine, and you? Fine, thank you. Dove Are you sei? tired, my love? No, continua a parlare in inglese, dai. How are you tired, my love? No, perché? No, per carità, non voglio spaventare le persone che ci seguono per il mio pessimo inglese. 3 giorni ovviamente non sono bastati per migliorarlo, però mi impegnerò. È una cosa che voglio assolutamente fare perché è fondamentale conoscere le lingue. Comunque, io sono qui in Italia, sono ritornata un po' destabilizzata e sono contenta di essere insieme a voi e fare questa intervista speciale dove vi racconterò un Esatto, pochino di questa esperienza. perché tu sei stata al Festival di Coachella, di cui insomma abbiamo già apprezzato i make-up, i look, le tue partecipazioni, ma adesso vorremmo che ci raccontassi tu un po' da insider che cosa è successo nel corso di questi ultimi giorni, che cosa hai fatto, da sola Assolutamente. peraltro, da sola. Esatto, da sola, sì, purtroppo non è potuto venire insieme a me, Andrea, mi sarebbe molto piaciuto condividere questa esperienza, però sicuramente era un'esperienza che avrei voluto fare già anni fa e quindi sono molto felice di aver vissuto e visto degli artisti internazionali su quei palchi. Mi fa piacere che mi hai detto che ti è piaciuto il make-up, perché ho fatto Tanto, tutto da me. tantissimo, Ho fatto brava, tutto da bravissima. me e non è stato facile perché comunque è difficile, non sono un'esperta, ma ci ho provato e mi fa piacere quindi che sia piaciuto a te e alle persone che mi seguono. Ho cercato di condividere più possibile, poi con il fuso orario, perché ci sono 9 ore di fuso orario, mi rendo conto che magari pubblicavo in orari assurdi in Italia e quindi alcuni si sono persi dei pezzi. Però è stata un'esperienza incredibile. Come ho detto, tantissimi artisti provenienti da tutto il mondo, tantissima gente da tutto il mondo. È un'esperienza sicuramente unica, straordinaria. Senti, chi ti è piaciuto di più sul palco prima di passare la parola al mio Vale? Allora, ti stupirò, sembra una risposta scontata. Non perché sono italiana, ma perché davvero i Maneskin hanno una carica e un'energia Boom. incredibile. E mi hanno anche stupito perché loro non si sono esibiti nel palco principale. All'interno del Coachella ci sono tantissimi palchi, mi sembra 7, quindi in contemporanea si esibiscono tanti artisti. E loro si sono esibiti non in quello principale. E non mi aspettavo una grandissima affluenza di gente perché so che comunque loro sono conosciuti in ambito europeo veramente tantissimo, però nel mondo non sapevo effettivamente quanto li conoscessero. E invece in realtà veramente, anche se non era il palco principale, era strapieno. E Damiano stesso ha chiesto quanti italiani, alzate la mano, comunque gli italiani erano tantissimi, ma anche diciamo non italiani, quando hanno tirato sulle mani erano veramente un'infinità e mi ha stupito questa cosa. E dal vivo sono strabravi, esattamente come li sentiamo non dal vivo. Sì. Hanno un talento incredibile, incredibile. Tra l'altro parlano molto bene anche inglese, se no avrebbero chiamato me Valerio sul palco per aiutarli appunto a parlare con gli italiani e gli americani presenti al Coachella.
Assolutamente, Damiano è bravissimo, ma tutta la band anche perché abbiamo avuto modo di sentirli anche nelle varie interviste, no? Dopo gli Eurovision hanno un inglese assolutamente perfetto. Sono sicura che già sono delle star mondiali, ma cresceranno sempre di più perché hanno tutte le carte in regola per farlo. Io pensavo fossero i cugini di campagna, li avevo confusi. Sarà il No. look. Può darsi che il look mi sa che l'hanno copiato un pochino dai Cugini di Campagna anche per il Coachella, sai? Mi Sì, ricordo vagamente qualcosa. no, ho visto un look di Damiano che sembrava Rocky Horror Picture Show, quello con quelle specie di pelle, vestito di pelle. Con le bratelle, sì. Sì, Sì, a un mi certo sembra. punto si è spogliato, si è appunto infilato sopra questo, cioè veramente lui riesce a tenere il palco in un modo incredibile e ha anche una sorta di sex appeal straordinaria. Sorta, Ma infatti sorta, sarà sorta. per questo. Sei diplomatica. Sì. Sarà per questo che la Non fidanzata di vorrei Damiano. far arrabbiare il mio fidanzato. No, tra l'altro, sarà per questo che la fidanzata di Damiano pubblica ogni giorno delle foto di loro due da bambini, come dire, ci amiamo da tempo immemore per scoraggiare subito eventuali tentatrici. Però non ce n'è Se lo bisogno tiene perché lui stretto. è molto innamorato, ma lui è molto innamorato, cioè lui distingue molto bene il suo ruolo di sex symbol da quello di fidanzato, nel senso che lui, come Achille Lauro, nascondono molto bene il fatto di essere fidanzati, perché ovviamente il pubblico femminile, ma anche quello maschile, li guarda con occhi adoranti, però loro in realtà sono fidanzati da tantissimi anni, non fra di loro, ognuno con la sua fidanzata, però Grazie, siamo sarebbe una bella coppia. sono grati per questa specifica comunque, Valerio. Secondo me, sia Senti, Achille che. Rosi, ma hai visto qualche star? Nel senso che io vedevo che Alessandra Ambrosio era ovunque, secondo me anche a staccare i biglietti o a vendere i panini. Hai visto qualcuno No, da vicino? no, no, no. No, ti posso dire che in realtà diciamo, ospiti come me non ho visto delle grandissime star, ma anche perché in molti vanno lì insieme appunto ai dei brand a scattare delle foto e non rimangono, diciamo, durante tutto il festival, quindi è questione di momenti. Poi è veramente immenso all'interno. Anche se ti perdi insieme alle tue compagne di viaggio, fai difficoltà a ritrovarti tra connessione internet che non va molto. E quindi è tutto il resto, però oggettivamente non ho incontrato nessuna star internazionale proprio da vicino, a Senti, parte quelli sul palco. ti faccio una domanda da mamma, ma cosa hai mangiato? Ci No, hai mangiato i me l'hai panini? fregata, guarda, Allora, stavo qua per chiederglielo no. anche io. No, scusami. Allora, devo dire, No, ho figurati, ma è la mangiato. domanda italiana per eccellenza questa, non Eh c'è sì. dubbio. La prima, che se Cos'è? magna là? E anche in questa domanda non mi stupirò, ho mangiato veramente male, scusate, però lo devo dire, da italiana doc, ho mangiato di un male incredibile, infatti ieri mi sono fatta una pasta in bianco perché avevo l'esigenza e il bisogno quando sono rientrata ieri sera, pasta in bianco, tra hamburger che per carità sono buonissimi, sono la loro specialità, però il primo giorno, il secondo giorno e il terzo giorno già il mio stomaco chiedeva, pietà perché non ne poteva più. Ma io ho Quindi poi visto anche delle all'interno frittellone a quello. colazione, anche delle Sì, frittellone a colazione, cioè pancake, ho sciroppo d'acero. assaggiato. Sì, quelli sono buoni, però sono rimasta sconvolta dalle porzioni spropositate. Cioè, ho chiesto dei Certo. pancake, mi sono arrivate delle cose così enormi, che sembra un altro gesto, no? Comunque, dei pancake giganti. fatto un pancake così. No, due enormi, Grazie proprio Vale, buono. mi mancava la sottolineatura, ci La mancava. diascalia. No, però La didascalia. una cosa c'è da dire, quanto ho camminato, ragazzi, veramente in un modo incredibile, ho fatto tipo 30 km in un giorno. Tut ho Mamma recuperato tutto mia. lo sport che non ho fatto ne nei mesi precedenti. Ma poi Vabbè, è facile anche giustificato perdersi, anche. no? Ma dico, è facile anche perdersi, no? In tutto quel. Sì, assolutamente, Senti, è Adua, enorme.
Ma Miss pazzesche, io ne ho viste di ogni da qui dall'Italia, ho visto anche delle tendenze, una fra tutte la rete, cioè avevano tutte la rete, Sì. avevano tutte le chiappe che si vedevano, molte trasparenze, molte donne, molte che si esibiscono e anche molti uomini che mostrano cosce, pettorali, insomma, quindi altre cose che hai notato? Cosa ti riporti Sì, a casa delle... a livello di moda, ecco, c'è cioè, totale libertà. Ho visto di tutte e di più, anche nudità estreme, ragazzi anche con solo dei copricapezzoli. Però la cosa bella è che nessuno ti guarda male, nessuno ti giudica, nessuno ti addita dicendo, oh mio Dio, com'è vestita, com'è strana, nessuno fa delle espressioni particolari e ognuno può fare insomma quello che gli pare. E questa cosa mi ha colpito molto. E poi una cosa che mi ha colpito tantissimo è che in America, non so, forse solo in California o lì, la gente e anche le donne, se trovano il tuo look o comunque ti trovano bella, in maniera del tutto spontanea e carina, si avvicinano e ti fanno i complimenti. Infatti questa cosa mi ha lasciato molto stupita, perché Guarda. magari adesso non voglio fare di tutta l'erba un fascio, però in Italia, spesso invece se vedi una bella ragazza vestita bene, non si è soliti, insomma, fermarla per farle complimenti, ma piuttosto la si guarda e, Però anzi, guarda, Adua, ecco. che l'altro giorno Irene Gergo mi ha detto che per noi italiani l'invidia è aspirazionale, quindi se qualcuna ti guarda male vuol dire che sei proprio carina, capito? Cioè. Infatti, per noi italiani è così, invece lì mi sono resa conto che si comportano esattamente all'opposto, nel senso che ti fanno i complimenti, Però invece Rosi, posso guardarti un po' male. ti volevo Sì, chiedere dai, una ho ricevuto cosa. tante, ma dalle donne, la cosa bella è che dalle Bella donne, quindi questa questo mi fa cosa, sempre dai. molto piacere. Sì. Questo è da Ti devo copiare, chiedere una. look da copiare. Scusa, Vale, scusami. No, figurati. No, ti devo chiedere una cosa riguardo al contorno, perché io qualche mese fa sono stato a Roma e davanti al Colosseo nessuno guardava il Colosseo, ma erano tutti in posa con il povero marito o la povera amica che scattava foto. Allora io mi immagino al Coachella era così, cioè c'era questo effetto Colosseo Sì. che erano tutti lì a fare le foto Sì, e i video. posso confermare che, come ho detto prima, in molti vanno per scattare le foto da pubblicare su Instagram, che fa parte anche quello, è normale, ognuno poi vuole anche un ricordo da condividere, l'ho fatto anch'io, quindi ci sta. Però in molti magari si perdono il vero senso del festival, che è ascoltare della buona musica, ascoltare ogni genere di musica, anche quella che non si conosce. Io mi sono fermata ad ascoltare anche della musica elettronica, che non avevo mai ascoltato e che mi ha particolarmente intrigato. E quindi sì, è vero, è vero. Ma invece Senti, scusami, vai, scusami, vai. no, volevo. No, fai ancora tu una domanda sul Coachella, che è una domanda per il dopo Coachella. Ah, ok. No, ti volevo chiedere, devo cercare la formula giusta, perché uno, il Coachella si immagina, i più anziani come me si immaginano Woodstock. C'era gente che faceva all'amore, cioè c'era amore libero in questo No. festival, o era molto formale? No, allora, formale no, ma proprio cioè, così estremo nemmeno, ecco, non ho visto delle situazioni strane. Una cosa che mi ha colpito, che voglio condividere con totale schiettezza, è che praticamente all'interno ci sono, diciamo, tanti controlli per evitare che venga introdotto dell'alcol. Infatti, per poter bere devi far controllare il documento e far verificare che sei maggiorenne e ti rilassi. Lasciano un braccialetto. Quindi ci sono tanti controlli sull'alcol, ma non su altro. E quindi, mentre si beveva poco, se non in delle aree selezionate, insomma, chiunque poteva portare qualsiasi tipo di droga, ad esempio. E quindi non, ho, l'ho trovato un pochino. L'ho trovato un pochino un controsenso, però forse perché sono italiane, ho un'altra cultura e quindi la cultura americana è totalmente diversa. Ovviamente accetto, non condivido questa cosa, anche se ognuno poi è libero di fare ciò che vuole.
Vabbè, a noi piace il panino col salame felino, a qualcun altro piace qualcos'altro. No, però scusami, questa cosa ti dico, poi ti lascio. Io mi ricordo che quando ero in viaggio di nozze in America, sulle spiagge della California, c'erano le prime cliniche che vendevano appunto delle sostanze terapeutiche e ci sono rimasto, nel senso che poi è venuto anche in Italia perché sono appunto terapeutiche, non sono droghe da sballo, sono, però mi ha colpito perché in America questa cosa qua era, Già pensavo fosse c'era. uno scherzo, invece era l'inizio di questo Sì, atteggiamento libero, però ma fosse solo quello, per carità, ripeto, rispetto a qualsiasi scelta, ma non, cioè, anche cose un pochino più pesanti, per questo dico, c'è cioè, tanta attenzione sull'alcol e non su altro, l'ho trovato un po' sì, infatti la insenso, però. bottiglia la devi tenere nel sacchetto, non si può mostrare. Il resto, insomma, chissà. Però, Ascolta, Adua, quando sei culture. tornata a casa, la di candela? Come non ho, no, è mancata un po' la voce. Quando No. sei tornata in Italia, la pasta in bianco che hai gustato l'altro giorno era al lume di candela, te l'ha preparata Andrea, e cos'altro ha preparato per il tuo ritorno? Ha messo il fiocco a Allora. chino? Facci sognare. Allora, sono rientrata e mi ha stupito perché mi ha accolto con un mazzo di fiori e degli orsetti gommosi che sono le caramelline che io amo follemente e quindi mi ha portato gli orsetti gommosi all'aeroporto. Poi purtroppo Andrea non sta molto bene, quindi per evitare ci siamo dovuti separare. E quindi Aia. adesso lui è a casa sua e io sono a casa mia e niente, speriamo bene, però mi sarebbe piaciuto perché siamo lontani adesso da un po' di giorni e quindi mi sarebbe piaciuto sì mangiarla al lume di candela, invece me la sono mangiata tristemente da sola davanti alla TV. Vabbè, tra 4-5 Esatto, giorni vi trovate al lume di candela di nuovo. mangiate un bel petto di pollo insieme, visto che Andrea, secondo me, avrà Oh bisogno mio Dio. della palestra. No, spero di no, spero di No, un no. bel petto di pollo ai ferri, un'insalatina e tante, Sì, tante, tante è candele. una candela. Sì. No, insalata no, non mangio Adesso verdure, Andrea, però. cosa facciamo? Chiudiamo noi in italiano e in inglese, vale? Sì, dai, allora Sarebbe molto carino concludere così. Esatto. io faccio il saluto, tu traduci. Bene, Ok. vi ringraziamo per la Well, vostra we partecipazione. all thank you. We all thank you. To our participation è più divertente se Thank parli you in inglese. To for your participation. your To your participation. Sì, participation. per la allora faccio io l'italiano e ti traduci in inglese. Dai, così Vi facciamo ringraziamo per la ridere. vostra partecipazione. Vi diamo appuntamento con Valerio Thank you. e Azzurra. Thank you for your participation e say goodbye to Valerio, Azzurra and No, vi diamo appuntamento. See you later. See you later. Vabbè, Valerio sta ragazzi. messo come me. Vuoi portare me al Quacella, così ti facevo perdere dopo 2 secondi. Va bene. Comunque il Thank duomo è da quella parte. you. Esatto, the pen is on the table. The pen is on the Thanks, table. The Rosy. cat is on the table. Grazie, Rosy. E ci Grazie a voi, vediamo grazie mille. Prossimo prossimamente su questa appuntamento con rete. Casa Chi. Grazie, meno male che c'è Rosy, meno male che c'è Rosy. Io te pessimi, Kiss, pessimi. kiss.